Mi sono entrato in casa e l'antifurto non ha suonato. È l'incubo di ogni installatore ed è l'incubo di ogni cliente che ha comprato e speso soldi per un sistema di sicurezza professionale. I ladri entrano, rubano e il sistema di sicurezza non suona, non avvisa, non telefona. Questo sicuramente è lo scenario più preoccupante, quello che spaventa più di tutti. Prima di tutto noi professionisti, prima ancora che voi, clienti finali. Come comportarsi? Beh, intanto sarebbe carino capire se l'antifurto fosse acceso. La statistica alla mano, circa il 20% delle frazioni in locali allarmati avvengono con l'allarme disinserito, perché dimenticato, perché volutamente non utilizzato dal cliente che ne ha un po' paura e perché utilizzato male. Imparate ad usare bene le parzializzazioni, ad esempio, perché è già successo che i ladri siano entrati da un varco che era escluso per un guasto mai riparato e non necessariamente per colpa dell'installatore, per una vostra dimenticanza o per un cattivo uso delle parzializzazioni. Bisogna che il sistema di sicurezza sia sempre funzionante a 360 gradi. A me, se succedesse, la prima cosa che farei sarebbe controllare la memoria eventi e controllare di averlo inserito. Se l'allarme era inserito, controllerei che fosse inserito in modalità totale. E poi ricordiamoci che comunque magari abbiamo fatto dei compromessi perché non potevamo permetterci una protezione totale. Ricordiamoci che comunque i sistemi di sicurezza, anche professionali, possono avere delle vulnerabilità indotte da una cattiva installazione, indotte da delle nostre richieste assurde, indotte anche da certe tecnologie che hanno dei limiti e che infatti andrebbero integrate con altre. Il caso più lampante è il sensore a doppia tecnologia che è utilizzato in end, in esterno, non può essere lasciato lì abbandonato a se stesso, ma dovrebbe essere integrato magari con una protezione di tipo inerziale o meccanico. E ricordiamoci infine, visto che abbiamo nominato le tapparelle, che i sensori di tapparelle non ci segnalano la finestra aperta. Un allarme che ci fa uscire di casa lasciando le finestre aperte è un allarme che non funziona troppo bene. È vero che potremmo avere delle barriere che non ci segnalano la finestra aperta, ma che la proteggono ugualmente, anche se non è chiusa. Tuttavia, ricordatevi anche che il dormire con le finestre aperte, il lasciare le finestre aperte e considerare la propria casa protetta è uno di quei miti da sfatare. Ciao!